Da parte mia un saluto istituzionale, ma particolarmente sentito. Intanto voglio ringraziare il Capo Dipartimento De Rose che ci ospita e voglio ringraziare Roberta Cocco che ho avuto modo di conoscere e apprezzare negli anni perché, come lei stessa ha ricordato, ci sono state una serie di iniziative che hanno legato il futuro al femminile con il Dipartimento delle Pari Opportunità. E posso dire di aver condiviso questo percorso nell'ambito del Ministero delle Pari Opportunità, quindi naturalmente sono particolarmente sentimentalmente contenta di essere qui oggi in questo passaggio importante. Io so perfettamente che è molto brutto abbandonare i lavori e quando lo vedo negli altri non mi piace, infatti io in genere, chi mi conosce lo sa, cerco di stare dall'inizio, arrivo sempre tardi, questo è vero, ma comunque da quando arrivo fino alla fine dei lavori. Oggi però c'è Consiglio regionale e in aula presenteremo una mozione per richiedere un impegno della Regione affinché l'Europa fissi un anno europeo dedicato a combattere tutte le violenze sulle donne. Quindi evidentemente è una cosa importante, è una cosa che ci riguarda e quindi mi permetterò e vi chiederò la licenza di lasciare i lavori, ma soltanto perché devo essere in aula, perché tengo molto a questa mozione. Veniamo però nel merito, sia pure con un breve saluto istituzionale, perché il Consiglio regionale del Lazio ha inteso patrocinare e sostenere questa iniziativa perché ne condivide le finalità. Tra l'altro la coincidenza c'è particolarmente cara perché oggi siamo qui con il nostro patrocinio a sostenere questo progetto e domani in Consiglio regionale per celebrare la ricorrenza della giornata mondiale per l'infanzia e l'adolescenza riceveremo 250 studenti che hanno fatto un percorso e ci presenteranno dei prodotti legati proprio al rapporto tra i giovanissimi, parliamo degli studenti nella fascia tra i 16 e i 18 anni, il loro rapporto con le nuove tecnologie di cui tutti i giovani sono maestri dei propri genitori e anche di questa immersione totale nel mondo virtuale. Quindi per me è un po' oggi e domani si legano perché le questioni sono le stesse o comunque sono molto simili. E le questioni la Microsoft le ha volute indagare dal punto di vista femminile e giovanile, lo ha fatto con una mostra fotografica itinerante, raccolta poi in questo bellissimo libro, ed è non è un'iniziativa, questo è un progetto ragionato che viene da lontano ed è un progetto di responsabilità sociale. Ed è un progetto che riguarda tutti come genitori, riguarda tutti come cittadini, perché noi andiamo ad affrontare quella che è la percezione di sé fisica, corporea, identitaria, psicologica delle giovanissime. Ed è una questione molto delicata e controversa, perché immersi in un mondo virtuale come loro sono e come noi un po' di meno siamo, le potenzialità di questo mondo virtuale sono infinite evidentemente, ma i rischi non sono minori. Il rischio è quello dello sdoppiamento di personalità, il rischio è quello della perdita della consapevolezza, la perdita della coscienza, la perdita del tratto identitario e tutto ciò che interviene a minacciare la percezione di sé è qualcosa che va veramente a scalfire il processo di formazione della identità personale. E l'identità personale è importante per entrare in relazione con il mondo reale nel quale comunque siamo immersi, che è un mondo parallelo a quello virtuale che forse i giovani talvolta prediligono anche in termini di rifugio e in termini anche che quel mondo virtuale consente, anche con lo sdoppiamento, anche con l'anonimato, anche con questa immersione, in un certo senso a fare cose che il mondo reale giustamente talvolta ti vieta di fare. E allora è un'attenzione importante quella che è stata posta da questo progetto. Ci parla delle nostre giovani, ci parla delle donne di domani e chi come noi tutti qui, quelli che sono qui, si occupano delle pari opportunità di uomini e donne, si occupano evidentemente dei diritti delle donne, non possono non partire
dal processo di formazione e della propria identità, non possono non partire da un concetto legato anche all'educazione che le istituzioni da un lato e gli strumenti tecnologici dall'altro devono in qualche modo trovare in termini di convivenza. L'Europa su questo fronte, anzi su questa frontiera delle nuove tecnologie e del rapporto tra nuove tecnologie e giovani ha investito molto, ha dato delle indicazioni precise, ci sono programmi, non le citerò, anche che impegnano gli stati membri, però credo che su questo ogni contributo sia non solo doveroso ma sia importante, perché altrimenti rischiamo di dare per scontata una questione che è più nota che veramente conosciuta, più, come posso dire, raccontata che indagata. E invece Futura Femminile ancora una volta ha scelto coraggiosamente un tema di frontiera e non ha teorizzato, ha fatto parlare le protagoniste, le ha fatte in qualche modo testimoniare, ne ha ricostruito la geografia sentimentale e ne ha fatto per questo per tutti noi sicuramente un'indicazione importante e anche dal punto di vista istituzionale un'assunzione di responsabilità. Grazie. Grazie molte alla professoressa Rauti.